terza opera del 50° Festival della Valle d'Itria. Nell'atrio di Palazzo Ducale è andata in scena Aladino e la lampada magica di Nino Rota, una produzione che ha offerto una serata di alta qualità musicale e culturale. Questa fiaba lirica, nella sua versione originale, ha incantato il pubblico con la sua magia e raffinatezza. Una particolarità di questa opera è stata la partecipazione del coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi. Oltre all'orchestra e al coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti dal maestro Francesco Lanzillotta, questi giovani cantanti hanno aggiunto un tocco speciale alla performance. Michele Punzi, presidente del Festival della Valle d'Itria, ha espresso grande soddisfazione per l'inclusione di questi bambini nel coro. Di fronte all'esigenza di avere un coro di voci bianche, piuttosto che prendere un ensemble già strutturato, abbiamo deciso di costruire all'interno. Quindi da gennaio 40 bambini martinesi si sono approcciati al mondo della lirica, guidati magistralmente dal maestro Angela Carbonara, a cui va il mio ringraziamento personale per aver creduto in questo progetto e aver portato in porto davvero una sfida importante, perché bambini che non erano mai stati abituati a cantare insieme. Sono orgoglioso, sono emozionato, perché uno dei nostri obiettivi come fondazione è proprio quello di diffondere la cultura musicale. Dobbiamo cominciare dai più piccoli e farli vivere questa esperienza, che porteranno per sempre nel loro cuore, nella loro testa, è per noi un successo. La serata ha visto anche la presenza della vice sindaco di Martina Franca, Nunzia Convertini, che ha elogiato il festival per il suo ruolo nella promozione del territorio e della cultura. Per noi è un grande onore, per noi è una grande emozione ogni volta, anche perché viene gente davvero dappertutto, da tutta l'Europa, quindi questo faro deve continuare davvero ad illuminarci. Il direttore artistico Sebastian Schwartz ha parlato dello spettacolo e dell'importanza di riscoprire opere rare come quella di Nino Rota. Un'opera rara perché dal 1968 non eseguita in Italia. E dalla sua prima, purtroppo all'epoca Nino Rota non era in moda, diciamo. Regnavano altre ideologie musicali, e quindi noi, con la retrospettiva del 2024, possiamo dire che invece si sono rivelati come strada chiusa, e invece non. Rota vince, Rota vive e è sopravvissuta a tutte queste ideologie. Quindi adesso regna la melodia, e anche qui nell'Aladino e la lampada magica vediamo tante belle melodie, e sono sicuro che il pubblico esca dal Palazzo Ducale con qualche idea musicale in mente. E poi possa anche apprezzare la bellezza dell'orchestrazione, perché lui era un vero maestro dell'orchestrazione. Sentiremo i colori meravigliosi che caratterizzano ogni scena in maniera molto particolare. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare un punto di riferimento per la cultura e la tradizione, attirando ogni anno un pubblico sempre più vasto e appassionato.